Il testo e il significato di Sali, canto la canzone di Anna Oxa a Sanremo 2023. Anna Oxa partecipa a Sanremo 2023 con la canzone Sali, canto dell'anima. Tra gli autori del brano ci sono anche Francesco Biancioni, leader dei Baustelle e Caballà. La cantante salirà sul palco di Sanremo per la 15ª volta ed è tra gli artisti italiani con un maggior numero di presenze alla kermesse. Ha già vinto 2 volte, la prima nel 1989 con il brano Ti lascerò cantato in duetto con Fausto Leali e nel 1999 con Senza pietà. Il suo debutto alla kermesse è stata nel 1978 con Un'emozione da poco con cui si è classificata seconda. Così come nel 1997 con Storie. Finalista al festival anche nel 1982 con l'inedito Io No scritta da Oscar Avogadro e Mario Lavezzi. Autori anche del brano Non scendo con cui ha gareggiato a Sanremo nel 1984, classificandosi alla 7ª posizione. L'artista torna all'Ariston dopo oltre un decennio con un brano che mira a scavare nell'anima dell'ascoltatore. Parlando di un'autenticità da ritrovare revisione del proprio io. Ecco il testo e il significato di Sali, canto dell'anima. La canzone di Anna Oxa in gara a Sanremo 2023. Bocche piene di falsità che nutre il mondo, mani prive di dignità, votate a Dio Sali. Uomo, Sali e dimentica Sali e ritorna alla tua nascita, occhi dell'ambiguità dei nostri tempi, vite frammentate senza verità Sali. Donna, Sali e resuscita Sali e ritorna alla tua nascita, libera l'anima come rondini la sera, vola libera nitida come il canto dell'anima, come stella dell'aurora di un mattino che non c'è e che non ha nome, arca dell'umanità andata a fondo, cuori puri mangiate dall'avidità Sali, e poi un'altra vita tu vivrai. Vivrai, 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 libera l'anima come stella dell'aurora di un mattino che non c'è Sali, Sali. Rosa, Sali come stella dell'aurora di un mattino che non c'è e che non ha nome, oh. Che non ha nome, oh, 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 oh. Nitida l'anima come stella dell'aurora di un mattino che non c'è e che non ha nome. Anna Oxa concorre a Sanremo 2023 il brano Sali, canto dell'anima. Tra gli autori del brano ci sono anche Francesco Biancioni, leader dei Baustelle e Caballà. La canzone nasce probabilmente con l'intento di scavare nell'anima dell'ascoltatore, invitandolo a una rinascita fatta di un innalzamento del proprio io interiore, superando le superficialità che sono ormai parte del vivere quotidiano di molti. La cantante grida la falsità che pervade l'umanità, così come la cattiveria, tutto quello che non consente all'essere umano di elevarsi su un piano emotivo e di vissuto superiore. L'artista invita gli ascoltatori a depurarsi, a liberare la propria anima dalle falsità, dalle cattiverie, dalle ambiguità, e chiede loro di abbracciare la verità e l'autenticità per intraprendere un nuovo percorso. Una rinascita e una seconda esistenza. Mafia, parassiti, dragonu, maxi, gespe Kimieri, maru, spike, pui, asi, șoapă. Grasul nimeni altul, delvede sau carbo. Trei să vă mănânc vers cu vers, card intens. Trei să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul. Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din dom, mă pun, le pierb la 1000 de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.